Eccolo il colpo risolutorio. Leon vola via, va a salutare Gnani sull'asticella. Freddo e lucido Rychlewski si porta a casa il pallone in mezzo al muro. C'è Bruno, 29-28, il match point per la Lube. Forte su Maxi Golaci. Luciano De Cecco per Atanasievic. Attacca Atanasievic, il muro staccato, non è messo bene. Diamantini, 29 pari, annullato ancora. E lo annulla bene Atanasievic. Non è una scusante la velocità della palla, la posizione di partenza, e poi Diamantini si stacca da rete favorendo l'attacco di diagonale di Bata. Palla che scende, Barasso si deve allungare, l'attacco di Osmani Mantonella, si difende la Sierra. Attacco di Leon, ancora difesa, ma questa volta c'è Balaso, Bruno per Osmani Mantorena, l'attacco ancora difeso Plotischi. Luciano De Cecco che sceglie Atanasievic, attacco da Atanasievic, il muro vincente da parte della Lube, 30-29, ancora Rychlewski, il match point, l'ennesimo match point per Civitanova. Avete visto che cosa ha fatto Rychlewski rispetto ad altre volte? Si ferma con i piedi, guardate, aspetta e poi chiude la porta in faccia. Bello. Sulla diagonale da Atanasievic. Muro esemplare su questa scelta. Match point ancora per la Lube. C'è Osmani Mantorena al servizio, 30-29, 2-1 per la Lube per quanto riguarda i set. Siamo nel quarto di questa finale del Monte Coppa Italia a Casalecchio di Reno. Tira forte su Colaci, Luciano De Cecco, Leon, c'è il muro attento della Lube, Plotischi, De Cecco, ancora Leon nei 3 metri, mamma mia, 30 pari, ancora un match point annullato. Ci pensa tirata, è una supernova, ma chi è sta roba? Non lo so, due muri di contenimento nome. Importanti nelle altre due azioni di Rychlewski, ora guarda che cosa tira. Diagonale pazzesca sui 2,5 metri. Luciano De Cecco al servizio sul 30 pari verso Leal. Bruno, primo tempo di Diamantini, ci pensa Diamantini a consegnare un nuovo match point alla Lube, 31-30. Ma è bravo Leal a tenere la palla morbida e giocabile, consentendo a Diamantini di avere una buona spaziatura, un'ottima rincorsa. Spariglia tutti Bruninho con questa scelta, non c'è la pipe di Osmani, ma c'è un buon primo tempo con Diamantini. Enrico Diamantini a servire verso Plotischi. Luciano De Cecco sceglie Leon, attacco di Leon, piegate le mani, wow. Si salva con Osmani Mantorena, Bruno in palleggio, la palla nel campo, una free ball per la Sierra. De Cecco, Leon, ancora il muro, il tocco da parte di Russo non passa, la palla match con Rychlewski che va a giocare questo pallone tentando il mani fuori. C'è ancora Leon che può attaccare diagonale, attacca ancora bene, non è così stretto ma insidiosissimo su Diamantini. 31 pari, ancora annullato un match point incredibile. Set all'ultimo respiro, difesa distinto con Osmani che gioca almeno 2 anni di vita su questo tuffo e poi da fermo. Un giocatore come Leon dov'è che può tirare se non in diagonale? Ho capito Andrea, però lui qui parliamo ha eseguito di livelli... un gesto tecnico da marziano, però i particolari fanno la differenza, ricordatelo. Sì, ma sono d'accordo, però insomma, devi sono valutare gesti... da marziano gesti di Leon come quelli, però... di Osmani Mantorena, ma come quelli di Simone, come quelli di De Cecco, come quelli di Bruno. Parliamo di campioni. Leon si abbassa, Rychlewski, la palla se ne va fuori, il 32-31, ancora un match point. Leon dice non chiamiamo il check perché la palla è fuori, ancora un match point per la Lube Civitanova. C'è un problema con Osmani Mantorena che ha, allora vediamo intanto la palla fuori laterale, chiede il cambio con Jacopo Massari. È affaticato Osmani, sì. Jacopo Massari. Momento è giusto in questa fase di ricezione e difesa tenere sotto controllo, monitorare Osmani con Jacopo Massari in fase di difesa. È essenziale questo cambio richiesto da Osmani. Rychlewski, l'errore da parte dell'opposto della Lube. Siamo di nuovo in parità, 32 pari. Ci sono problemi di crampi, penso sta facendo un po' di allungamento alla gamba destra Osmani Mantorena. Jacopo Massari ora in posto 6 di fianco alle ala tenere la bottone di stato flottante. Roberto Russo, 32 pari. Jacopo Massari ricezione, Bruno per Rychlewski, l'attacco di Rychlewski, la difende, wow. Bene Luciano De Cecco, l'attacco di Alec Atanasievic, difesa ancora con il bagger da parte di Rychlewski, l'attacco di Leale, difeso da Leona, 2 mani De Cecco,
Plotinski, lo taglia ma c'è Leal, Bruno per Leal, ancora l'attacco di Leal, mette dentro una palla impressionante, il punto numero 33, il match point di nuovo per la Lube. Calmi, momenti tranquilli di... tutti perché esatto, facciamo finire questa partita, ma soprattutto